Noi ci siamo formati nel 2009 grazie all'incontro tra me e Dario Faini, che è un autore Universal con il quale abbiamo cominciato a scrivere le nostre prime canzoni. Sicuramente la formazione attuale è una formazione che abbiamo comunque elaborato nel tempo, abbiamo lavorato moltissimo in sala prove ed eccoci che dal 2009 ad oggi siamo 6 elementi, siamo una famiglia numerosissima, non ci basta una macchina, abbiamo sempre difficoltà per andare in giro, però comunque non c'è un numero esatto, ma una famiglia ha la giustezza di essere famiglia. Quindi noi lo siamo musicalmente parlando e stiamo benissimo così. Ma tutta la vita, tutta la vita, tutta la vita, questa vita con te. Noi siamo sempre molto grati al nostro pubblico, anche perché il nostro pubblico ci porta di volta in volta su dei palchi e quindi ci dà anche la forza e la benzina per scrivere nuove canzoni. Per esempio, su Tutta la vita questa vita abbiamo voluto fare un tributo proprio al nostro pubblico, perché questo slogan l'abbiamo partorito in un viaggio tra un concerto e l'altro, abbiamo detto Tutta la vita questa vita, perché in effetti siamo assolutamente privilegiati nel poter fare questo lavoro e dobbiamo a ringraziare sempre tutte le persone che ci seguono. Quindi il nostro rapporto col pubblico sicuramente è di gratitudine. Ma cosa importano le cose che fai? Io personalmente sono nato per il desiderio di comunicare attraverso la musica, ma anche visivamente attraverso i concerti. Credo che sia un momento pazzesco di scambio di energia con il pubblico. Le canzoni hanno un potere folle, possono entrare nella testa delle persone senza chiedere il permesso, hanno una corsia preferenziale verso l'anima e quindi quando poi si va a suonare dal vivo questa corsia, questa autostrada libera, sempre aperta, si vede proprio visivamente, è anche palpabile, quindi in quel momento io lo adoro, credo che sia la cosa più bella che possa capitare a un musicista e le nostre canzoni nascono anche con la visione prettamente live. Il video è tanto importante quanto è importante la canzone, quanto sono importanti le parole e anche i suoni stessi. E noi abbiamo sempre cercato di avere una cura particolare per i nostri video, abbiamo cercato di tramutare a livello visivo quello che era il nostro pensiero e da prima, se non sono positivo, ad esempio ci siamo spogliati, sono una tristezza, ci siamo baciati liberamente per comunque dare un messaggio di libertà emotiva, etica e morale. E in Tutta la vita questa vita abbiamo voluto mettere dentro proprio le facce delle persone che ci hanno da sempre seguito e che era necessario poter ringraziare in qualche maniera. Crediamo che qualsiasi elemento che componga la nostra situazione di gruppo, sia dal punto di vista appunto delle canzoni, ma anche parlando del merchandising dei concerti, perché poi dopo il merchandising nostro è disponibile ai concerti insieme al disco eccetera eccetera, credo che tutto sia per fare, come si dice, per fare brodo, e alla fine viene fuori una roba bellissima. Allora, il 25 gennaio saremo al Quirinetta di Roma e il 26 gennaio la Salumeria della Musica di Milano. Stiamo preparando 2 live esplosivi, ci stiamo concentrando in sala prove anche con 2 metri di neve, stiamo spalando per entrare in sala prove, no, però è il minimo perché vogliamo assolutamente garantire il nostro miglior concerto al pubblico che sarà presente. Un saluto ai lettori di Metro da Ilarua, non siamo tutti ma ci sono anche gli altri. Ciao lettori di Ciao. Metro. Comunque siamo io e te.